Best Magazine TV. Ciao a tutti spettatori di Best Magazine, sono Chiara, siamo alla mostra Monsters of Rock di Alex Ruffini a Palazzo Valmarana in centro a Vicenza. Io sono qua con i Dark Ages. Ciao a tutti, sono Angela, tastierista del gruppo. E Simone, chitarrista. Perfetto, vi chiedo di presentarvi brevemente. Ma oddio, il gruppo ha una, diciamo così, una storia che è praticamente da metà anni 80 che è in piedi, quindi da un bel po' di tempo. E, abbastanza così travagliata la storia finché nella metà del 2000, 2005, 2006 abbiamo raggiunto una stabilità con un tipo di genere musicale e nel 2008 finalmente la formazione si è ricompattata per poter così dar corso ai pensieri che avevamo di questi nuovi lavori che abbiamo poi portato in sala e quindi alle stampe con l'Art of Steel, l'etichetta che ci ha curato e seguito in questo contesto. I lavori così erano un doppio CD concept dal titolo Tiuman parte 1 e parte 2, dove Tiuman è un protagonista di una storia ambientata nell'antica Siria. Non vi sto a raccontare la storia, è un po' lunga, però così è piaciuta, dirò soltanto questo, che è piaciuta ad una regista teatrale che ha voluto così creare una drammaturgia e portarla appunto in teatro e quindi la stiamo in questo momento portando fuori, se vuoi aggiungere di più. Abbiamo debuttato quest'estate nei teatri veronesi e adesso stiamo mettendo giù delle date invernali, saremo il 3 gennaio al Circolo Colony a Brescia e poi abbiamo insomma intenzione di portarla anche in altre città d'Italia. Perfetto, e progetti per il futuro? Allora stiamo lavorando, il primo disco insomma è uscito nel 2011, il secondo nel 2013 appunto di questa parte 1 e parte 2 di Tiuma, e stiamo lavorando al terzo disco che non farà parte appunto di questa, ci stacchiamo insomma da questa storia, insomma di questo principe. Finalmente dobbiamo dire, finalmente. E sarà un disco diverso, insomma comunque sempre del nostro genere che è progressive rock, quindi porteremo avanti insomma questo, stiamo componendo in questo periodo i brani. Ottimo, allora aspetteremo che esca il disco. Vi chiedo per favore qualche contatto per i nostri spettatori. Sì, vai. Allora il sito www.darkagesrock.com e ci trovate su tutti i social network, Reverb Nation, MySpace, e Twitter, Facebook, sempre come Dark Ages e Dark Ages Rock. Ok, un saluto a Best Magazine. Ciao Best Magazine. Ciao, grazie dello spazio e buona... Buona musica. Ok, vi saluto anch'io da Palazzo Valmarana e vi aspetto alla prossima intervista.